Hola, buenas tardes a todos, buonasera a tutti. Allora, questo video per mostrarvi intanto nuovamente il nostro studio, il nostro spazio, e spazio compartito 163-163 in versione natalizia. Vetrina abbiamo appena fatta e come potete vedere, adesso parleremo un po' dello spazio, un po' dei nostri lavori, dei miei lavori, della mia arte. E qui intanto, ecco, potete ammirare, questi sono tutti i pacchetti natalizi che abbiamo fatto con i nostri lavori, alcuni digitali, ci sono le fotografie, delle fotografie digitali stampate mie, di Valentina Longo, dei lavori astratti, piccoli, piccolini, dei segnalibro, quadri ovviamente. Questa è la parete di Valentina con diversi lavori di pittura sia ad olio, questi ad esempio, con misure piccole o grandi, tutti i lavori ad olio. Le cornici sono tagliate e dipinte a mano, collage, anche con tecnica mista e lavori acrilici e colori acrilici, colori forti e brillanti. Tutta la parete di Valentina. Questi anche i suoi lavori digitali incorniciati, quadrati, piccolini, collage, foto, alcune mie anche, queste sono mie ad esempio, sono per tutti, sono ultimi lavori ad olio di Valentina, questi li abbiamo fatti, questi sono di Valentina, invece questi li abbiamo fatti insieme. Proprio qui, a Porto di Sagunto, dove siamo, dove abbiamo aperto questo meraviglioso spazio di arte, di colori e di bellezza. Ecco, io martire, ci vediamo al dietro. Questo è proprio il calvario dell'artista. Almeno mio. Qui vediamo altri lavori prima. Questo è il 2016, in realtà. Il 2020, giusto qualche ritocco. Ogni tanto scrivo così perché quando ho chiuso il mio atelier, il mio primo atelier, molti lavori erano quasi finiti oppure mancava poco, e un po' anche per raccontano un po' un percorso di questi lavori di quel periodo, diciamo, che poi approfondiremo. Ci sono lavori anche, ecco l'uomo cucaraccia, che dovete sapere qui al puerto è pieno, era pieno, insomma, che comunque ci dobbiamo organizzare, diciamo, per le cucaracce. Era pieno. Questi lavori che avevo fatto in Italia, i due soli, il sole nero, che si può vedere da quattro parti, da tutte le parti. Sopra sotto sono quattro firme, infatti. Signori con cicatrici e denti in fuori, l'abbandono. Questi sono firmati Nemesi più Zauzic. Sotto ci sono delle tele con dei disegni di Leroy Merlin, che poi vanno a continuare i miei lavori di Sanredo. Qui ho voluto cambiare delle tele di Leroy Merlin molto commerciali, chiaramente, per fare dei lavori un po' meno commerciali. Questa è tutta la serie Domine e Demoni, fatta qui in Spagna. Questo è Il giorno e la notte, che è il primo. Questo è veramente un investimento importante che vi consiglio proprio, sia perché il quadro credo sia interessante, poi perché è il primo, diciamo, olio su tela che faccio dal dopo. Cioè il secondo, diciamo, è il primo che faccio figurativo, diciamo, in assoluto, l'ho fatto qui a Sanredo.
Spagna, il primo. Lo approfondiremo un'altra volta, questi sono i lavori che sono un po' l'inizio di tutti questi Domini e Demoni, sono il 2020, alcuni anche il 2015. La sera e la mattina. Qui c'è il nostro spazietto con la musica, dove possiamo mettere i dischi, i libri, un po' di musica da internet, con i lavori digitali, la nostra vetrina da dietro, ecco, potete vedere una tela da dietro, vi faccio vedere bene la vetrina. Qui ci sono altri miei lavori piccolini. Noi vendiamo foto a partire da 5 euro e poi a salire. C'è tutto per tutti, veramente. Non è per accontentare tutti, però diciamo che è un modo per far avvicinare un po' tutti all'arte contemporanea. Contemporanea perché noi siamo contemporanei più che altro. Questo è sempre del 2015, che è un po' il primo che io faccio, che poi continuo per tanto tempo con questi nel 2020. Vedete gli arti, lavoro un po' al tema anche della disabilità. Le arti, la difficoltà delle arti e le arti intese proprio come attività artistiche che possono curarci e curare le nostre ferite. Di là si lavora nello studio, questi sono i rumori e qui ci sono tutti i miei lavori che molti devono essere incorniciati, ovviamente ci sono le stampe, può essere interessato, a partire da 20 euro sulla stampa senza cornice, poi sono i lavori miei del 2014, come questo. Il gerundio di stupire è semplicemente stupendo. Questi sono i miei lavori con Uniposca del 2014. Eccolo qua, 2014. Esattamente. Arte digitale. Sono perfetti questi per gli ambienti anche di lavoro, oltre di casa, colorati. Questi li abbiamo anche poi dipinti in acrilico. Questi sono gli astratti ma concreti. Questo rivediamo quelli di Valentina, i paesaggi, il mare. Guardate che bello questo. Foto. I collage, i miei digitali più grandi, alcuni. Questo è il nostro spazio a Porto di Sagunto. Ora, ecco la vetrina. Vedete?